Let's see it. Questa sera registreremo la prima puntata di una serie che andrà in onda per Sinestesie, letture sceneggiate di antiche fiabe siciliane, nate non si sa dove e partite dalla Sicilia in giro per il mondo. Perché le antiche fiabe siciliane sono una sorta di archeologia dell'anima. Raccontano il destino degli uomini e delle donne nel suo farsi, nelle difficoltà della vita. E poi c'è un altro motivo, il motivo che queste fiabe sono prese fondamentalmente, come vedremo, dalla tradizione orale. E siccome questo è un format che fondamentalmente si basa sulla parola, e quindi è una specie di radiodramma, la fiaba è l'antesignano arcaico di tutti i radiodrammi del mondo, perché c'è un narratore, non ci sono scene teatrali, non ci sono esterni, c'è solo la voce di chi narra. Poi cosa succede? Poi succede che queste fiabe popolari diventano un patrimonio anche letterario e quindi cominciano a essere trascritte. La trascrizione, o meglio la riscrittura anche in forma narrativa originale, più importante per l'Italia è quella che fa Carlo Collodi, quello che tutti conoscono come autore di Pinocchio. La prima di questa serie di racconti di fiabe popolari è Betta Pilusa, che nella versione francese si chiama Podan, pelle d'asino, e che nella Sicilia già ha diverse varianti: Betta Pilusa per la Sicilia orientale, Pilusedda per la Sicilia occidentale, per Napoli l'orsa. I Grimm la trascrivono come d'ogni pelo nella traduzione italiana, perché è la triste storia di una ragazza che si trova in una situazione in cui, vedremo per colpa e che responsabilità di chi, il padre a un certo punto, quando la vede crescere, la desidera, la chiede in sposa perché la madre è morta. E la ragazza si ribella naturalmente e che fa? Si rinchiude, una metafora questa, in una pelle d'animale, o un'orsa, o un cavallo, o un asino, e regredisce al suo livello quasi animalesco, si impiastrisce, dice il racconto, tutta la faccia, e si perde per le campagne perché non se ne sappia più niente di lei, tanto è la vergogna che ha subito. In questa fiaba io poi ho inserito, oltre alle voci dei vari narratori, quindi sentirete una cosa strana, un antico dialetto siciliano, una parlata francese barocca dell'epoca come la trascrisse Perrault, il racconto in parte di Collodi e poi una cosa che in queste fiabe non c'è, che sono le testimonianze che oggi alcune ragazze che hanno subito queste violenze raccontano la loro esperienza. E adesso possiamo anche cominciare, e cominciamo senz'altro dall'ambientazione alla corte del Re Sole attraverso la musica che abbiamo ricreato alla fisarmonica barocca al tempo di Luigi XIV, il Re Sole.
Pourquoi faut-il s'émerveiller que la raison la mieux sensée lasse souvent de trop veiller par des contes d'ogres et de fées ingénieusement bercés prennent plaisir à sommeiller? Sans craindre donc qu'on me condamne de mal employer mon loisir, je vais, pour votre juste désir, vous conter tout au long l'histoire de Peau d'âne. Il était une fois un roi, le plus grand qui fut sur la terre, aimable en paix, terrible en guerre, seul enfin comparable à soi. E fin qui siamo nel 1600. Fra l'altro è un francese un po' complicato da capirsi, anche per chi conosce il francese di oggi. E a un certo punto, invece, ci ritroviamo con questo bel libretto nella Toscana, Firenze, che in quegli anni, a una coincidenza fortunata, questo libro era capitale d'Italia. E adesso vediamo se Riccardo riesce a portarci nella lingua e nel sapore quasi di oggi, 1877, e come al solito cerchiamo di introdurre con la musica, Gianni, qualcosa che ci, come dire, faccia viaggiare velocemente verso i nostri giorni. C'era una volta un re così potente, così ben voluto dal suo popolo e così rispettato dai suoi vicini che poteva ben dirsi il più felice sovrano della terra. Fra le sue tante fortune c'era anche quella di aver scelto per moglie una principessa bella e virtuosa, e questi fortunati sposi vivevano in perfetto accordo. Dal loro tenero e casto amore era nata una figlia, dotata di tutte le grazie e di molte attrattive, tanto che non rimpiangevano una più numerosa figliolanza. Il lusso, l'abbondanza e il buon gusto regnavano nel suo palazzo. I ministri erano saggi e capaci, i cortigiani virtuosi e affezionati, i domestici fidati e laboriosi, le scuderie piene dei cavalli più belli del mondo. Ma la cosa che faceva maggiormente stupire i forestieri che venivano a visitare quelle belle scuderie era che nel bel mezzo di esse e nel luogo più vistoso un vecchio somaro faceva sfoggio delle sue lunghe e grandi orecchie. Ma se il re gli aveva assegnato un posto così particolare, non era per un'ingiustizia né per un capriccio, perché bisogna sapere che questo raro animale meritava davvero ogni riguardo, a motivo che la natura lo aveva formato in modo così straordinario e singolare che tutte le mattine la sua lettiera, invece di essere sporca, era ricoperta a profusione di bellissimi zecchini d'oro che venivano raccolti appena lui si svegliava. Or le ciel, qui parfois se lasse de rendre les hommes contents, qui toujours assez bien mêle la disgrâce ainsi que la pluie au beau temps, permis qu'une âpre maladie tout à coup de la reine attaqua les beaux jours. Ma
poiché le disgrazie della vita colpiscono i re non meno dei loro sudditi e al bene si mescola sempre qualche male, così accadde che la regina fu colta all'improvviso da una violenta malattia, per la quale né la scienza né la bravura dei medici seppero trovare un rimedio. La desolazione fu generale. Intanto la regina, sentendosi avvicinare la sua ultima ora, disse al re suo sposo, che si struggeva in un mare di lacrime: «Trouvez bon qu'avant que je meure, j'exige une chose de vous, c'est que si vous prenez envie de vous remarier quand je ne serai plus». «Prima che io muoia, vogliate accettare che io esiga una cosa da voi? Se vi venisse voglia di risposarvi!» «Ah!» dit le roi, «ces soins sont superflus, je n'y songerai de ma vie. Soyez en repos là-dessus!» «E io vi chiedo caldamente, per tutto l'amore che mi portate, di non unirvi ad un'altra donna, fino a quando non avrete trovato una principessa più buona e bella di me. Giuratemelo! E io morirò contenta!» Le prince jura donc, les yeux baignés de larmes, tout ce que la reine voulut. La reine, entre ses bras, mourut, et jamais un mari ne fit tant de vacarme. Il réjura, et à la fine la régine mourit fra les sous et braches. On ne se trompa point. Au bout de quelques mois, il voulut procéder à faire un nouveau choix. Mai grandi dolori non durano a lungo. E infatti, dopo alcuni mesi, il re decise di risposarsi. Ma doveva far fede al giuramento. Perciò occorreva che la nuova sposa fosse più bella e più ben fatta dell'amata regina. Fu cercata una principessa da marito che per le sue fattezze e qualità permettesse al re di mantenere la parola data. Ma in nessun paese vicino o lontano gli fu possibile trovare una futura sposa che corrispondesse al ritratto della defunta regina. L'infante seule était plus belle et possédait certains tendres appas que la defunte n'avait pas. Le roi le remarqua lui-même et, brûlant d'un amour extrême, alla follement s'aviser que par cette raison il devait l'épouser. L'infanta, sua figlia, era non solo bella e ben fatta da incantare, ma era inoltre di molto superiore alla regina sua madre per ingegno e gentilezza. La sua giovinezza, la splendida freschezza del suo colorito infiammarono il re d'un fuoco così violento che egli non poté nasconderlo alla figlia. Le disse che aveva deciso di sposarla dal momento che lei sola poteva scioglierlo dal suo giuramento. E qui finisce, diciamo, la versione letteraria, almeno nel nostro racconto. Cioè, avete sentito l'italiano vicino al nostro, anche se del 1800, di Carlo Collodi, il francese di Charles Perrault, che ogni tanto parla in italiano anche, e mi fa piacere. Adesso invece sentiremo la versione antica, ma assai antica, di questa storia, scritta e trascritta, cioè raccontata in siciliano e trascritta da Pitré, che, come dicevo prima, è precedente a queste storie. Si conta e si riconta che c'era una volta un marito e una mogliere. Sto marito e sta mogliere avevano una figlia che era vero bella. Arrivando all'età di 15 anni, la madre ci cadio malata e, come si vitti in fini di morti, chiamò a suo marito e ci disse: «Marito mio, io già sogno giunta. Voi ancora siete picciotto e vi potete maritare.
vi lasso staneddu, e cuse l'un fila e ci veni, vi la vita a pigliare per moglieri. Morio, e passando un poco di tempo, lo marito cercò di maritarsi. C'erano tanti femmini, e a tutti mannava per matrimonio col patto che s'avviano a provare l'aneddo. Ma st'aneddo, a cui ci venia largo, a cui ci venia scritto. Dice lo pace, ora lassamo ere, pe ora, ca non è destinato. E si salvò l'anello. Na giornata facendo pulizia, la figlia trovò st'aneddo. D'un cascione di cantarano se lo infila e non se lo può tenere più. E come faccio con me pace? Dice intraidda. E che fa? Piglia una pezza, niura, e si infascia stuidito. Lo pace, come ci vede stuidito infasciato, ci dice: e che hai, figlia mia? Niente, pace, me lo scorciavi. Dopo una poco rionna, lo pace ci vuole vedere stuidito e ce lo sfascia. Come ci vede l'aneddo? Ah, figlia mia, tu agli essere mia moglie. E avete sentito? Lui dice alla figlia che la vuole sposare e quando glielo dice? Quando la figlia mostra che la ferita, che sarebbe dovuta essere sanguinante, si è guarita, cioè quando non c'è più sangue. Allora è facile capire cosa nella cultura popolare in forma di metafora per non disturbare quei ragazzi e i bambini che erano presenti, ma i grandi lo capivano. Quando i grandi sentivano che la narratrice dice la ragazza, per giustificare il fatto che si era messa l'anello e quell'anello era della madre e lei sapeva che quell'anello era il segno che serviva al padre per sposarsi un'altra volta, solo chi lo infilava, dice ora come lo dico a mio papà. Allora lei prende la scusa e l'uomo cosa fa? L'uomo prende una pezza niura. Non una pezza, perché niura? Perché la ragazza pensa che con una pezza scura sicuramente il padre non potrà vedere quella macchia di sangue che si è fatta, perché lei in effetti sangue non ne ha, perché la ferita non se l'è fatta. Lui vuole sposare, vuole accoppiarsi con la figlia. Naturalmente la figlia si ribella e vedremo cosa succede. E a questo punto della storia che io ho costruito ci sono le testimonianze. E le due giovani attrici, Raffaella e Evelyn, interpretano non testi letterari, come nel caso di Perrault e di Collodi, non testi di tradizione popolare, ma sempre la stessa storia viene raccontata attraverso testimonianze che sono naturalmente non riveliamo chi l'ha fatte, che sono state prese dagli assistenti sociali di giovani donne e ragazze che poi confessano di essere state violentate. È inutile dire che questa fiaba, nata non si sa dove, probabilmente in Medio Oriente, è arrivata qua con la dominazione, parla di cose che ancora oggi ci fanno inorridire. La giovane principessa, sentendo parlare di un tale amore, fu presa da una profonda tristezza e si lamentava e piangeva notte e giorno. Il re, che si era incaponito in questo strano progetto di sposare la propria figlia, ordinò dunque all'infanta di prepararsi a ubbidirgli. Pace ci vuole vedere stuidito e ce lo sfascia. Come ci vede l'aneddo? Ah, figlia mia, tu a essere mia mogliere. Sta giovina dicia antaidda stessa: io me pigliare a me pace meglio morta, non sapendo che fare,
Vanno un mago e ci confida lu tutto. E Iddu ci dice: Nivoneshiri, ci a dire a tuo pace che vuoi un abito, ma bell'abito d'inguaggio, colori di cielo, raccamato d'oro e peci preziosi, culusuli, la luna e tutti i pianeti. Idda va nei lupaci e ci addomanda sta vesta. Lupaci dice: E onne le trovare? Pensa, pensa. Poi va da una chianura e chiama al suo cugino e ci conta lo fatto. E tu chi mi dona questa vesta? Ti dugno l'arma mia. Aspetta. E in da mensura ci porta sto gran abito maraviglioso. La figlia, vedendo st'abito, restava alluccuta. Vane lo mago e ci conta lo fatto. Sa che ti dico? Ci dice lo mago. A domani c'è un abito verde mare, con tutti i casini che ci sono in campagna. Idda vane lo pace e ci dice: Sapi che ti dico, papà? Chiddo è abito d'inguaggio. Ora ci vuole chiddo di stato civili. Iddo vane so cuscino. E suo cugino ci lo porta in tempo che si conta. Che ca... Io non sono sicura che gli altri mi vogliano bene. Io sto imparando a volermi bene. Sto imparando a non farmi troppo schifo, perché io vorrei essere come le altre. Vorrei essere una persona normale. Ero persuasa di poterlo sopportare e poi pensavo che gli altri potevano pensare che me lo inventavo, visto che... Quando erano presenti, era tutt'altra persona. Io sono un tipo abbastanza insicura. Per me niente è uguale a prima, come se fossi stata tagliata in due. C'è Anna prima del 7 marzo e Anna dopo il 7 marzo. Per me è stata una specie di disastro a catena. Non sopporto ancora adesso che il mio fidanzato mi si avvicini. La mia famiglia è rimasta scioccata. La figlia, come ha pest'abito, ha domandato 8 giorni di tempo. All'8 giorni va nel mago e Iddu ci dice: Domannici un abito per quando te levi di zita, di colore di rosi, guarnita a 4 fila di ciancianelli e campanelli d'oro. Idda così fa, e suo pace, lo solito, se vota con suo cugino. Come fu pronto l'abito? De joie et de douleur, l'enfante pénétrée ne sait que dire ni comment se dérober à son engagement. La ragazza, à la vista dell'abito, fu tutta presa insieme di gioia e di dolore e non sapeva che dire né come sottrarsi al suo impegno. La princesse, admirant ce merveilleux habit, était à consentir presque délibérée. L'enfante, que ses dons achèvent de confondre à son père, à son roi, ne sait plus que répondre. Ora figlia, non c'è più tempo di pigliare. Da 8 giorni ne maritamo. Ora figlia, non c'è più tempo di pigliare. Da 8 giorni ne maritamo. Ora figlia, non c'è più tempo di pigliare. Da 8 giorni ne maritamo. Io facevo finta di giorno che tutto andava bene. Fuggivo dalla realtà della mia famiglia, pensando a quello che avrei fatto da grande. Un giorno sarei diventata
una grande stilista, una ricercatrice. Sarei andata per il mondo. Questo mi aiutava a sopravvivere. Oppure altre volte stavo chiusa nella mia stanza, tormentata. Vivevo il mio corpo come una tortura. Ogni notte sono inchiodata al mio posto e dimentico chi sono. Sto attenta a sentire la porta che si apre. È accaduto la prima volta nel letto. Mi svegliai provando sensazioni molto forti. Mio padre mi toccava. Era orribile. Non potevo. E da quel momento in poi non ho più potuto. Sentivo che il mio corpo poteva esplodere. Durante il giorno io e mio padre non ci guardavamo. Ma di notte amavo mio padre. Non voglio dormire profondamente, perché non so cosa può accadermi. Inoltre è meglio che io non sogni, perché se sogno vedo un desco imbandito e una megera tremula al mio posto. Gli occhi bruciature di sigaretta che mangia tradimenti come carne. Non devo dormire, perché se dormo ho 90 anni e sento di morire. Mi rantola la morte nella gola come una biglia. Ma no, è tutto nella fantasia. I miei genitori sono buoni. I miei genitori sono cattivi. Mi vuole bene. Non mi vuole bene. Adesso poi, bambina mia, metteremo l'indegno amore di tuo padre a una ben dura prova. Vedo che non vuoi togliersi dalla testa questo matrimonio e lo crede imminente, ma penso che rimarrà un po' sbalordito dalla richiesta che ti consiglio di fargli. È la pelle dell'asino al quale lui vuole tanto bene e che provvede con tanta larghezza a tutte le sue spese. Va da lui e digli che desideri quella pelle. L'infanta, felice di aver trovato ancora il modo di eludere quel matrimonio a lei odioso, pensando al tempo stesso che suo padre non avrebbe mai potuto decidersi a sacrificare il suo caro asino, andò a trovarlo. E gli disse ben chiaro che voleva la pelle di quel bell'animale. Il re rimase molto sconcertato da quel capriccio, ma non esitò a soddisfarlo. Il povero asino fu sacrificato e la pelle di lui galantemente portata all'infante, che, non vedendo più alcun mezzo di schivare la propria sciagura, era sull'orlo della disperazione. Così la ragazza si infagottò in quella brutta pelle d'asino e, dopo essersi impiastricciata il viso di fuliggine, uscì da quel ricco palazzo senza che alcuno la riconoscesse. «Ora, figlia mia», dice Sopace, «non c'è più tempo di pigliare. Dai otto giorni ne maretamo». La povera figlia, scitta e malaparata, io ne lo mago. E Iddu ci dice: «Onne ponescere, te castanuci, servitini ali toni cessità. Senti che fare, t'a procurare una peddi di cavaggio, ci fa levare li suli cosi di dincia, la fa salari e ti ci infili, facendo avvirire casi cavaggio». E da così fici, si preparau le robbi soi, denari, aneddi e gioi d'Idda e di Sopace. E la sera dello matrimonio ci risse a Sopace che si voleva fare un bagno. Che anticamente, prima di maritarsi, si solevano fare un bagno. E chi cummina ti farà credere che Idda si lavava? Cummina una palumma d'incia un vacile con l'acqua e
un'auccia palumma fora dello vasili attaccata a chidda di dincia a pilipedi. Come chidda di fora camminava, si tirava a chidda di dincia e così svolazzando e facciano batteria come una persona che si sta lavando. Come si ciasiu da incia, si infilancia la pelle di cavallo e scappa. Sopaci attentava. Aspetta, aspetta, e da ogni sceva mai di sto bagno. Quando la vitte spuntare chiù, grape, e non trova nudo. C'ho demento! E dicendo così sbatte la testa per le mura e scatta. Cala lo tinto e si lo piglia. Chiama Ida. Cammina, onde se ne va? Nan feudo, onde c'erano tutti sorti d'armali. E di cu era stu feudo? Di lo Riuzzo. L'unnumani, lu Camperi, vide stu cavallo curioso che camminava con le pere davanti all'aria e ci volia sparare. Manda lo meglio, passa lo Riuzzo e c'era una proibizione di spararici. Cingugna, la carizza e Ida a cavadduzza si ci scicava. Ido ci piaciu e se l'ha fatto portare a palazzo. A periscala c'era una camera e l'un chiude da e ci accomenza a fare portare lo mangiare. Ido era curioso di sapere chi armali era. E ci spiava. Chi armali sì? Mi chiamo Pilusedda. C'è stato un furto. Questo m'hanno detto. Sono stata abbandonata. Questo io so. Sono stata spinta avanti, sono stata spinta indietro, sono passata di mano in mano, come una coppa di frutta. Mi ricordo l'aborto. Mio padre mi costrinse ad andare da un medico. Gli dissi che era stato il mio ragazzo, e invece non successe più. Poi lui prese delle precauzioni. Ido era curioso di sapere chi armali era e ci spiava. Chi armali sì? Mi chiamo Pelosedda. Ogni orno ero non semmola e avevano pigliato una gran confidenza e tutto lo so delizio, non era altro che Pelosedda. La madre dell'Uriuzzo non la potia pace di sta cosa. Una giornata, Pelusedda, ci dice all'Uriuzzo: Riuzzo, datemi anticchia di pasta, che a me fare un pitetteggio. Un panuzzo. L'Uriuzzo ordinò subito e ci fu portato. Ida, come si vitti sola, fece un pititto, un panuzzo, e ci mise dintra l'anello di brillante. L'un fornaro ansemola con lo pane dell'Uriuzzo e chiedo dell'Uriuzzo s'abbruciao. E lo panuzzo di Pilusedda ci venne in a galanteria. Le fornara che fanno? Lo buono ci lo mandano all'Uriuzzo e a Pilusedda niente. L'Uriuzzo come rompe lo pane? Ci trova l'aneddo e volia sapere chi l'aveva fatto sto pane. E li fornara prima non volevano rispondere e poi furono comandati. Pilusedda l'ha fatto. L'Uriuzzo, non sentendo ste parole, dice: se sto panuzzo è di Pilusedda, sta Pilusedda non può essere armale. E altra cosa via essere. Passamo che s'accustava una festa. L'Uriuzzo ci dice a Pilusedda: ci vuoi venere a ballare? Io, ci dice Ida, come ci vegno? L'Uriuzzo se ne va.
Idda arresta, scaccia la nuci e dopo a chi volestero vedere? Fate con vesti, gioie e carrozzi. Idda nesci della pelle dello cavallo e tutte le fate accomenzano a vestirla con l'abito colore di cielo, arraccamato d'oro e pietre preziosi, con lo sole, la luna e tutti i pianeti che ci aveva fatto suo padre per un gaggio. Come arriva la festa? Lo riuzzo ci etta l'occhiere sopra e volea sapere quera da bella giovina. Quando fu l'ora di partire, Idda scinne. Preparate subito la mia carrozza, ci dice lo riuzzo alle servi. Si mette carrozza e ci va più dappresso. Idda avanti e Iddo appresso. Onde va? Dice lo riuzzo. La carrozza a palazzo. Idda si infila in una camera e lo riuzzo cu Idda. Quando ci parsi, la ferra è maliziosona. Dunque io ragione avia quando dici anda mia stesso che tu non mi persuadivi. E com'è che tu si cavaggio e poi addiventi una donna così bella? Idda ci contalo tutto. Lo riuzzo fa venere lo re e la regina e ci dice che se vuole maritare e vola sta bella giovina. Lo re e la regina ce l'accordaro, perché la picciotta ci parse una bellezza spettacolosa e si maritano. Se mio padre lo faceva per male, con quell'intento del male, o lo faceva, cioè, quando il pomeriggio uno smontava dal lavoro verso le 2, le 3, si riposava. Io andavo a letto, cioè mi mettevo a letto per riposarmi. Lui si metteva a letto con me. Non dico che è un male che il padre si corica con la figlia. Tante volte mia figlia si mette nel letto con suo padre, si guarda la televisione. Però essere... cioè... Io dormo girata, di fianco, e il padre impiccicato proprio che t'accuccia. Impiccicato. Io un po' mi vergogno anche, è quella cosa che ti strica nella schiena, cioè... Dice sì, è il padre... Però faceva... Io mi alzo. Non ho mai avuto il coraggio di chiedere a lui per dire che stai facendo, perché... Niente, io mi alzo. E le stesse cose faceva con mia sorella. Solo che lei è rimasta più scioccata. Non lo so. Giovane, bello, fatto a pennello della persona, l'occhio diritto di suo padre, l'amore della regina sua madre, l'idolo di tutti i suoi popoli. Nel girandolare di qua e di là vide una porta chiusa. La curiosità gli fece mettere l'occhio nel buco della serratura. Gli risposero che era una servaccia chiamata pelle d'asino, a motivo della pelle con la quale si vestiva, che era tutt'unta e bisunta da fare schifo a guardarla e a parlarci, e che l'avevano proprio presa a compassione per mandarla dietro ai montoni e ai tacchini. «Siete voi?» chiese il principe a pelle d'asino. «Che abitate in fondo a quel corridoio oscuro, nel terzo cortile della fattoria?» Sì, signore, rispose pelle d'asino. La storia di pelle d'asino è un po' difficile a pigliarla per vera,
ma finché nel mondo ci saranno nonne, mamme e ragazzi, se la ricorderanno tutti con piacere.